Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Oggi ci prestiamo a rendere un servizio per i nostri amici animali. La tecnologia in aiuto della vita quotidiana. Sì, sì. È un po' un filone che stiamo seguendo senza volere. L'avevamo un po' abbandonato, ma ora abbiamo trovato un prodotto che può fare veramente la differenza. Ma prima di tutto questo, ricordatevi ragazzi di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina. Ed ora vediamoci la nostra sigla! Vieni qui sul tavolo, dai. Vieni qui sul tavolo, dai. Eccoci qua, ragazzi. Volete sapere qual è l'animale del momento? Qual è la bestiola? Eccolo qua, la star del momento. La star Champions of the World. È un po' timido, è la sua prima volta sul grande schermo. Lui è Levis. Levis, cosa ne pensi di questo video? Dici qualcosa. Levis? Silenzio stampa? Chitaccia consente? Niente, vai, Chitaccia consente. Sei libero. Adesso partito. Salta contro la fotocamera. No, niente, si è messo di lato. Ok, ce l'abbiamo qui, quindi è sempre pronto ad entrare in azione. Allora, oggi quindi parleremo Wallace Gaps, il distributore di croccantini per gatti, automatizzato, smart. Infatti ci sarà anche da collegare un'applicazione, da scaricare un'applicazione sul cellulare. Ma andiamo per ordine, facciamo un bel unboxing, iniziamo a vedere che cosa contiene lo scatolone. Eccolo qua, il prodotto è Ceres, quindi fate ubriacare anche il vostro gatto. Ceres è il modello, la marca è Momo's Choice. Momo's Choice è un'azienda italiana. Assolutamente, quindi noi promuoviamo molto il Made in Italy perché ci crediamo. Abbiamo visto questo prodotto e Marco, avendo il gatto, ha detto: caspita, però io qua mi sveglio anche di notte perché c'ha fame. C'è un grande problema, sì, che sveglia soprattutto mia moglie 2-3 volte. Poverina sua moglie, infatti, cioè ha le occhiaie non per la figlia ma per il gatto, quindi esatto. A questo punto cerchiamo una soluzione a tutto questo e siamo incappati cercando sul nostro amico Amazon in questo prodottino. Il prodotto ha una capacità di 6,5 litri, ha la possibilità di chiudere il tappo in maniera con una specie di lucchettino, è molto capiente, c'è la possibilità di registrare la vostra voce, vabbè, ma tanti altri dettagli tecnici che poi dopo andremo a vedere. Esatto. Quindi adesso procediamo all'unboxing e vediamo come funziona. Lo apriamo insieme a voi. Il design è molto carino. Esteticamente molto bello, sì. Effettivamente ha un design accattivante, quindi si può tranquillamente mettere in qualsiasi ambito. Adesso andiamo a spellicolarlo, un momento godereccio. Che spellicolamento gigante. C'è la levetta per poterlo aprire e chiudere. Si apre. Quindi questa è una sicurezza in termini anche che il gatto non vada lì a cercare di aprire il coperchio. O magari se avete un bambino piccolo, esatto, che non inserisca e si mangi il croccantino. Poi stavo notando anche la stabilità, perché a parte con il peso poi dei croccantini, anche proprio il prodotto, questa tipologia di prodotti tante volte hanno problemi, nel senso che il gatto si avvicina, si struscia, ma potete vedere che veramente è molto stabile, quindi anche questo molto buono. Poi apriamo il pacchettino che dovrebbe contenere l'alimentatore e la vaschetta di contenimento dei croccantini. Vediamo se ho detto un'eresia. No, infatti, allora, questa è la vaschetta nella quale cadono i croccantini, poi vedremo nel dettaglio. Fantastico. Alimentatore USB, mini USB e alimentatore a 220. Cioè, mica Broadlink. Se avete notato, Marco ce l'ha un pochettino con Broadlink, ma proprio giusto quel tanto che basta. Comunque specifichiamo che questo video non è sponsorizzato. Assolutamente, cioè non è no. Che ce l'hanno mandato, l'abbiamo scelto noi dopo un'accurata selezione e adesso faremo una recensione totalmente imparziale, come nostro solito, tra l'altro. Allora, ricordatevi una cosa, se poi ci fosse qualche società produttrice di accessori per animali, quindi per gatti, cani, criceti,
topi, bufali, struzz, quagli, suini, lanini e quini, può tranquillamente inviarci qualcosa e noi faremo la recensione. Non allora, altra peculiarità, filo molto lungo, non ci arrivo nemmeno io a... È lungo lungo. Prosegue anche di là. Cioè va avanti lì, è proprio all'infinito. E di qua c'è l'altro capo. Adesso bisogna... Mini USB. Adesso andiamo a vedere, questo si dovrebbe collegare qui in sede. Quindi, tac, a pressione si connette. La ciotola lavabile, naturalmente. La ciotola si può smontare ed è lavabile, tutta plastica. Nella parte anteriore troviamo anche un display, che adesso andremo a vedere che cosa indica, e una serie di tasti, che dopo vedremo sempre a che cosa servono. Velocemente vediamo che nella parte sottostante invece c'è questo vano che contiene le batterie, perché oltre all'alimentazione tramite cavo, quindi da corrente, in caso di emergenza dovesse andare via la corrente, voi non siete in casa, continuerà a funzionare grazie alle tre pile inserite. Anche questo è un ottimo pensiero. Certo, perché sennò il vostro gatto rimane senza cibo e non è il massimo. Esatto, e poi appena rientrate dalle ferie vi aggredisce in maniera molto violenta. Altra cosa, all'interno trovate sia il manuale in inglese ma anche quello in italiano. E se volete, tramite QR code potete scaricare il manuale anche. Allora, per prima cosa, ragazzi, dobbiamo andare a collegare il nostro cavo di alimentazione. Giriamo il prodotto, andiamo nella parte sotto, apriamo lo sportellino dove poi andranno inserite anche le pile, lo faremo successivamente. In questo punto troviamo dove poter infilare il cavetto, ok? Poi lo facciamo passare lungo il percorso, rimettiamo il coperchio. Ok, esteticamente magari il cavo potevano farlo nero, magari, visto che è tutto nero il prodotto che abbiamo scelto, c'è anche in bianco. Già che siamo qui, andiamo ad attivare l'interruttore. Attacchiamo la presa nel muro. A questo punto inizia a lampeggiare di rosso 2 volte al secondo. È in modalità accoppiamento. Passiamo sul cellulare. Dovete scaricare l'applicazione Pet Zero. Una volta entrati vi chiederà o di effettuare login o di creare un nuovo account. Lo creiamo, quello nuovo. Diamo l'ok per l'informativa della privacy, selezioniamo il paese già su Italy in questo caso, inseriamo la nostra mail e ci vediamo dopo. Ci verrà inviato un codice di verifica alla mail inserita e lo inseriamo. Ci chiede di impostare una password, la impostiamo e ci vediamo dopo. A questo punto dobbiamo dare l'autorizzazione all'applicazione per accedere ai dati e a ricevere consigli pubblicitari e notifiche. A questo punto dobbiamo dargliele per forza per poter ricevere le notifiche. Quindi vai all'app. Fatto, abbiamo creato l'account. A questo punto abbiamo questa schermata. Andiamo a tappare in alto a destra il tasto più. Ci chiede di selezionare la tipologia di prodotto. Il nostro è quello senza camera, quindi il secondo. Dobbiamo dargli l'autorizzazione per poter accedere alla posizione. Ed ora dobbiamo connettere il wifi. Funziona solo a 2,4 GHz. Andiamo ad attivarlo. Quindi selezioniamo la rete wifi e inseriamo la password e ci vediamo dopo. A questo punto ci chiede di confermare che l'indicatore rosso del dispositivo lampeggia rapidamente 2 volte al secondo. Lo confermiamo, clicchiamo sul passo successivo e facciamo avanti. A questo punto fa la ricerca. Perfetto, 10 secondi e l'ha trovato. Benissimo. Abbiamo aggiunto con successo il prodotto, volendo da qui lo possiamo già rinominare e lo chiamiamo Mangiatoia. Nel frattempo il LED è diventato azzurro. Clicchiamo su fine in alto a destra ed ecco che siamo all'interno della Mangiatoia. Dall'applicazione abbiamo il menu impostazioni, dove ci dà un'indicazione dello stato del distributore di cibo. Ci chiede se possiamo impostare la spia luminosa, il numero di volte che la notifica vocale si andrà a ripetere, la quantità di porzioni che andrà a dare premendo il pulsante manuale. Torniamo nel menu principale. Col tasto centrale possiamo far partire il rilascio del cibo in maniera manuale, appunto. E poi c'è il tasto sulla destra invece, i tre pallini con i tre trattini.
Ah, questo qui è il registro dell'alimentazione, quindi da qui potrete visualizzare se effettivamente sta funzionando il prodotto e sta dando regolarmente le dosi da mangiare al vostro animale domestico. Col tasto in basso, il più, possiamo andare ad impostare gli orari della programmazione in cui verrà erogato il cibo. Possiamo andare a impostare per esempio le 2 di notte, la prima volta che il gatto inizia a chiedere da mangià, e possiamo impostarlo per tutti i giorni della settimana oppure una singola volta. Alimentazione vuol dire quante porzioni deve dare. Possiamo andare ad impostare il numero di porzioni, da 1 a 50 addirittura. Benissimo, andiamo a impostare un 5, facciamo una via di mezzo e confermiamo. Quindi in questo modo clicchiamo poi in alto a destra conservare e ci compare l'impostazione applicata. A questo punto torniamo un attimo sul prodotto. Andiamo a vedere il pannello frontale. Abbiamo il nostro LED indicatore che indica che va tutto bene, che non ci sono problemi di configurazione del wifi. Abbiamo 2 microfoni, questi 2 buchini, da cui verrà emessa la registrazione che si può fare della durata di 10 secondi. Abbiamo il tasto per il reset del wifi, abbiamo il tasto dell'erogazione manuale delle porzioni del cibo e poi abbiamo il tasto di registrazione. Adesso andremo a registrare una breve clip, appunto di 10 secondi, che si attiverà ogni qualvolta la programmazione che abbiamo fatto prima arriverà nell'orario e quindi prima di erogare farà questa registrazione. Proviamo, bisogna tenere premuto 3 secondi e partire. Levis, la pappa! Levis, la pappa! La pappa Levis! Lasciamo, ha fatto il doppio beep, quindi è stato registrato. Per poterla risentire premiamo solo una volta. La pappa Levis. È un suono un po' metallico, però comunque è una funzione carina che può richiamare l'animale ad andare a mangiare, perché magari si vede questo nuovo oggetto e si trova un po' restio ad utilizzarlo. Bene, ora mettiamolo in funzione definitivamente e andiamo a inserire il suo mangiuine che gli piace tanto. Allora, ci stanno fino a 6 litri di cibo, in questo caso sono 400 grammi in litri, non so quanto sia. Importante, per i gatti non ci dovrebbero essere problemi. Le crocchette che vengono date non devono essere, ecco, naturalmente solo cibo secco, e non devono essere più grandi di 15 mm. Invece per chi ha cani 15 mm è comunque una dimensione accettabile, però ci sono croccantini molto più grandi, quindi tenete d'occhio, mi raccomando, le dimensioni dei croccantini. Andiamo a inserire. Infatti ho inserito una busta e neanche si vedono da qui praticamente, ma è giusto per iniziare a fare una prova. Andiamo a vedere adesso nel concreto. Abbiamo impostato sull'applicazione che l'erogazione manuale corrisponde a una porzione, così vediamo direttamente a quanto ammonta. Per poterla far partire dal dispositivo bisogna fare 2 volte clic sul tasto dell'osso. Ok, il quantitativo è questo, quindi un po' pochino in effetti. Può essere regolato comunque, può essere, sempre dall'applicazione. Esatto, può essere assolutamente regolato. Infatti ora se lo faccio partire dall'app, vado a cliccare alimentazione manuale e imposto 3 stavolta, 3 porzioni. Do conferma. Parte la voce registrata e il quantitativo dei croccantini è il triplo rispetto a prima, effettivamente. Ora nell'applicazione sono comparse le alimentazioni manuali fornite e qui comunque vi comparirà tutte le volte che il dispenser erogherà del cibo. Quindi diciamo che vi dà uno storico per poter controllare quante volte avete dato da mangiare al vostro gatto. Esatto, se magari avete anche un gatto che deve seguire una dieta particolare con quantitativi prestabiliti dal veterinario,
questo può essere veramente molto utile. Abbiamo visto come si utilizza il dispenser, lo troviamo molto utile, adesso poi naturalmente col tempo vedremo un attimino se ci dà ragione o meno, però potete regolare veramente qualsiasi cosa, quindi se avete anche un gatto che ha delle esigenze alimentari un po' particolari, potete tranquillamente regolare tutto quanto da qui. Per quanto riguarda la pulizia, la plastica è ottima e c'è scritto di usare un panno umido e basta. Non versate dell'acqua all'interno del contenitore, perché sennò rischiate di mandarlo a quel paese, perché va in cortocircuito, sono sempre componenti elettronici. L'unica cosa che si può togliere, che è amovibile, è la vaschetta, come vi abbiamo fatto vedere prima. Per quanto riguarda il resto, l'applicazione è molto semplice, ricorda un pochettino Smart Life, infatti adesso faremo delle prove per vedere se la nostra amica domotica magari lo riconosce, sarebbe veramente bello, dai il comando vocale, lui eroga. Sì. Vabbè, proviamo, adesso faremo delle prove. E invece passiamo ai soldoni. Quanto costa questa meraviglia che fa sì che non vi alzate di notte per dare da mangiare al vostro gatto? Altra peculiarità di questo prodotto è molto utile se siete persone che magari ogni tanto vanno a fare un weekend. Quindi il gatto è molto più indipendente del cane, ha la sua sabbiolina per fare i bisogni e questo, data anche la quantità di cibo che ci sta all'interno, voi avete la possibilità di poterlo programmare per questo weekend che andate a fare fuori. Il prezzo del prodotto è €95,99 su Amazon, viene venduto. La consegna naturalmente avviene il giorno dopo, come ormai Amazon ci ha abituato. E a proposito, sto iniziando a vedere in giro delle flotte enormi di camion Amazon nuovi. Io giro parecchio il nord Italia, li vedo ormai ovunque, tutti 100% elettrico, vabbè, piccola parentesi. Sì, sì, ne acquistate veramente tantissimi di camion elettrici. Come vi dicevamo noi in un precedente video, Amazon è molto sensibile per quanto riguarda il green. Fatta questa parentesi, ragazzi, vi consigliamo per adesso questo prodotto. Se ci saranno problemi, vi faremo sapere. Se non ci saranno problemi, andate proprio sereni. Le recensioni su Amazon sono ottime, quindi per questo ci siamo indirizzati verso questo prodotto e non altri che magari c'erano alcuni che avevano anche la fotocamera davanti, però una volta che il gatto ha mangiato siamo tutti felici e contenti, sai che hai erogato il cibo. Ma anche perché poi Marco ha delle telecamere di videosorveglianza in casa, quindi se c'è qualche problema può vedere e sentire anche tramite quello. Ragazzi, per questo video è tutto, speriamo che vi sia piaciuta come novità portata qui sul canale, che possa aiutarvi a dormire più sereni e magari ad andarvi a rilassare alle termine per un weekendino e non avere il pensiero del gatto che, poverino, devo chiamare per forza il nonno, la zia, il cugino, l'amico che deve andare a casa 2-3 volte al giorno magari a dargli da mangiare. Quindi io direi che per questo video è tutto. Cari amici animalisti, cari amici gatti, ci vediamo al prossimo. Ciao! Grande!